Dacic subito prende palla, poi sostenuta da Gallo, Gallo che si prova ad avanzare, va su Rios, Rios sulla sinistra, ridà al centro per Manfred, Manfred, passaggio ancora a Gallo, Gallo tenta una fase di studio, siamo al limite, continuare da tre, ancora Dacic, Dacic per Bovenzi, Bovenzi e mette a segno, purtroppo riparte il Vigarano con Dentamaro, ancora Dentamaro, Dentamaro davanti, va a servire Sorrentino, Sorrentino su Koser, ancora Capra, prova lo spazio e sono due punti, l'area non riesce, Martinez per Bovenzi, ripartenza, Giuseppone, Dacic ci prova da tre e va a rete, Vaccanes trova ancora il ferro, ripartenza per il Vigarano, pasticcio un po' Sorrentino ma conserva la palla, la lascia tra le mani di Dentamaro, adesso c'è Koser, ancora Farina, Koser, trova il canestro, ripartenza Gallo, questa palla, Bovenzi, Manfred, cercare Dacic che va a segno e non trova Dacic, riparte subito Sarni, Sarni per Sorrentino, va fuori il tentativo da tre di Dentamaro che non riesce, ancora Sorrentino aggressivissima, Sarni, Sarni trova lo spazio, trova il canestro e trova anche il fallo tra le due formazioni, ripartenza con Bovenzi, Dacic, Bovenzi, Gallo, Giuseppone, Rios, prova spazio, attenzione che Gallo perde l'occasione e il Vigarano riesce nel rimbalzo, più 9 per il Vigarano, Rios, minuto e 0-6 per il Capri, ci prova anche lei da 3 ma trova solo il ferro, Manfred, Gallo, fase studio ancora il Cavi, Manfred a cercare Dacic che mette a segno con coach Borghi del Vigarano, il Vigarano sempre avanti praticamente, riesce a mantenere la distanza anche su due punti, un punto, una partita mai sotto, un bel lavoro di squadra. Sì, ci hai visto festeggiare come fosse la finale di Champions League nel calcio, perché arriviamo da un momento veramente brutto dove tra Covid, giocatrici in partenza, infortuni eccetera, siamo veramente eravamo in 9 con 5 dell'under e quindi sono quasi commosso, nel senso che ci siamo uniti molto in questa difficoltà e abbiamo vinto una grande partita con quello che ci serviva a fare, sapendo che le potenzialità le avevamo fin dall'inizio e nelle difficoltà ci siamo uniti. Grazie. Giulia Sorrentino e il Vigarano, una bella partita, una bella vittoria nonostante le difficoltà, l'abbiamo visto tirare e realizzare praticamente da ogni posizione, un tuo commento su questa vittoria? E sono contenta che siamo riusciti a portare questa partita a casa, sapevamo che era difficile da affrontare nonostante le mille difficoltà che abbiamo avuto in questi mesi e dai, sono contenta di aver dato un supporto alla squadra positivo e di aver segnato nei momenti decisivi e il merito va soprattutto alla mia squadra perché stasera siamo state brave a contenere l'area e a reagire bene in attacco, quindi sono contenta. Grazie. Un Capri che sembrava aver ingranato la marcia giusta, che insegue, arriva a meno uno, poi non riesce a scavalcare. Cosa è mancato in questa partita? Allora, sembra una maledizione, ogni volta che giochiamo qua non riusciamo mai ad avere un risultato positivo e stasera è mancato un po' di tranquillità in attacco, soprattutto nel tiro, abbiamo sbagliato tanto sia da due, da tre che i tiri liberi. In difesa abbiamo avuto un po' di difficoltà, ma è stato un peccato perché poi, come dicevi, abbiamo reagito, siamo arrivati a meno uno con la palla in mano e siamo andati anche in contropiede col meno uno e purtroppo
niente, è andata male. Un peccato, perché era una partita importante per noi, per rilanciarci ancora, per dare una conferma, una tranquillità alla squadra. Torniamo in palestra e continuiamo a lavorare. Ho notato che c'è anche nella ripartenza un maggiore gioco a due, una Martinez più presente a supportare Bovenzi, anche Gallo. Insomma, la squadra prende sempre più corpo, la vediamo sempre crescere di più comunque. Stiamo provando un po' a trovare degli equilibri, dare una rotazione in più anche a chi lavora durante la settimana e che purtroppo fino adesso ha fatto molto, molto più panchina. E io spero che possano giocare tutte a livello di quello che è stato fatto sia a Valdarno che a Savona. Stasera mi aspettavo una risposta del genere, purtroppo non so, manca una piccola cosa, perché poi in casa abbiamo perso 5 punti in una partita, un punto un altro, 5 punti un altro, quindi manca sempre quella piccolezza per fare la differenza. E stasera credevo, dopo le prestazioni di Valdarno e di Savona, che fosse la serata buona. Ok, vedi, vuol dire che ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a giocare il nostro campionato e la speranza di raggiungere la salvezza. Grazie. Capri, che veniva da queste due vittorie, speravamo che proseguisse la linea. Abbiamo visto una squadra anche più attiva, molto più cambi in partenza, con Bovenzi che stava supportata sia da Gallo sia da Martinez. Siete arrivati a meno uno, ma non siete mai riusciti a sorpassare questa sera. Secondo te cosa è mancato? Guarda, non voglio cercare scusanti, purtroppo cercare alla fine è inutile. Questo campo veramente, in primis, questo campo io proprio non lo sentiamo nostro, ma non è solo quello, tanti palloni che non sono entrati, tanti tiri tirati anche bene che non sono entrati. Abbiamo faticato tanto a trovare una soluzione in attacco contro la loro zona, e in difesa abbiamo fatto un po' più fatica delle partite scorse. Purtroppo non abbiamo avuto quell'entusiasmo e quella coesione di squadra che abbiamo avuto per esempio con Valdarno e con Savona, che hanno fatto la differenza. Comunque abbiamo visto in campo una squadra che sta crescendo, insomma, andando avanti questo Capri c'è sempre di più, manca quel qualcosa. Esatto, quel qualcosa che stiamo ancora cercando, che abbiamo trovato, che però non riusciamo ancora a perpetrare un attimo nel tempo. Ci stiamo lavorando, ovviamente non è una squadra che molla, almeno io non lo permetterò, e bisogna solo continuare a lavorare duro in un certo modo e a cercare di portare a casa più partite possibile, perché abbiamo dimostrato di averne la capacità, quindi scuse non ce ne sono. Va benissimo, grazie. Grazie a voi.